Buongiorno, sono Sara Formato della classe quinta A dell'Istituto Beccari di Torino dell'indirizzo Industria Artigianato per il Made in Italy in campo agroalimentare. Oggi farò dei biscotti all'occhio di bue, ossia dei biscotti di pasta frolla. L'attrezzatura da utilizzare è la planetaria, ma se non si ha in casa non importa, si può benissimo impastare a mano. Gli ingredienti per la realizzazione di questa ricetta sono: la scorza di un limone grattugiata, 500 g di farina 00, 200 g di zucchero semolato, 200 g di burro, 3 uova, un pizzico di sale. Versiamo nella spianatoia la farina precedentemente setacciata e creiamo una fontana. Si utilizza una farina debole, quindi una farina 00, perché così si ha una maggiore friabilità nell'impasto. Dopodiché si aggiunge un pizzico di sale, lo zucchero semolato. Lo zucchero semolato si chiama anche saccarosio, prende il nome di saccarosio ed è formato da glucosio e fruttosio. Iniziamo ad amalgamare lo zucchero con la farina. Io sto utilizzando uno zucchero ricavato dalla barbabietola, però esistono diversi tipi di zucchero di canna, ossia quello cristallino e quello integrale, nonché il più pregiato perché è lavorato in maniera naturale per preservare le proprietà nutritive. Non tutti gli zuccheri hanno lo stesso potere dolcificante, ad esempio la saccarina, un dolcificante artificiale, ha un potere dolcificante 400 volte superiore a quello del saccarosio. Non si può utilizzare nei prodotti da forno perché a elevate concentrazioni rischia di lasciare in bocca un retrogusto metallico. Un'altra cosa è che gli zuccheri influenzano la viscosità dell'impasto e determinano il volume del prodotto finito. Il colore dei biscotti è dato dalla reazione di Maillard, cioè una reazione tra zuccheri riducenti e proteine, che durante la cottura dona il colore scuro a questi biscotti. Questo consente inoltre di trattenere maggiormente gli aromi e l'umidità all'interno del prodotto. Adesso aggiungiamo le uova e iniziamo a impastare. Utilizzate con lo stesso numero di tuorli e di albumi, perché con i tuorli la percentuale di acqua viene ridotta, mentre con gli albumi si va a aumentare la percentuale di acqua. Quindi, se si utilizza solo uno dei due componenti, si rischia di ottenere un impasto o troppo secco e asciutto oppure troppo umido. Quindi c'è il rischio di provocare muffe. Inoltre, in assenza del tuorlo è difficile far legare gli ingredienti tra di loro. Infatti, l'uovo ha proprietà leganti, quindi ha il compito di legare con gli altri ingredienti, umidificanti, insaporitorie, cioè il sapore dell'uovo si trova maggiormente nel tuorlo, quindi riducendo la proporzione di tuorli rispetto agli albumi si ridurrà anche il sapore. Ha anche altre proprietà come schiumogene, gelificanti ed emulsionanti. Adesso aggiungiamo la scorza di limone e il burro tagliato a pezzetti, un po' alla volta. Così ricominciamo a impastare. Il burro deve essere a temperatura ambiente ed è importante impastare velocemente fino a ottenere un composto liscio e omogeneo. Dopo aver ottenuto una frolla liscia e omogenea, coprire con pellicola e mettere in frigorifero per circa un'ora. Trascorso il tempo necessario, stendiamo la pasta frolla, mettendo ovviamente della farina di uno spessore di circa un centimetro e mezzo. Dopodiché creiamo la nostra forma dei biscotti con un bicchiere, così. Questa è una base. E poi ne facciamo un'altra, soltanto che facciamo un foro con un beccuccio di una sacca a poche o un tappo al centro, in questa maniera. Poi, una volta cotti, ovviamente andranno assemblati con dentro la confettura. Adesso infornare per 15-20 minuti a 180 gradi. Una volta sfornati, mettere la confettura di albicocca, o si può utilizzare anche una crema di nocciola, all'interno della base. In questo modo. Dopodiché assemblarli sopra
Ed ecco qui il biscotto. Prende il nome di occhio di bue perché si riferisce al piatto dell'uovo, dove il tuorlo è al centro mentre l'albume resta fuori. Si può aggiungere lo zucchero a velo.